Buonasera a tutti, grazie di avermi atteso e grazie di questa opportunità di essere qua a parlare di un momento così importante per la vita della nostra regione, perché quando si vota un consiglio regionale, quando si vota un presidente, è la democrazia che va avanti e il Piemonte che va avanti. Io sono naturalmente molto contento, sono molto soddisfatto di questo risultato, un risultato che peraltro è anche nei numeri molto, molto ampio e molto chiaro. Voglio pertanto ringraziare tutti gli elettori, tutti i cittadini del Piemonte che hanno voluto dare il loro consenso al nostro progetto, alla nostra squadra, hanno voluto testimoniare col loro voto la fiducia verso di me, ma verso quello che io credo noi tutti insieme vogliamo rappresentare, che è un Piemonte nuovo, è un Piemonte più fresco, è un Piemonte che possa mettere energie rinnovate a servizio di questa regione così bella e così importante. Voglio ringraziare tutti, anche quelli che non mi hanno votato, perché comunque il voto di tutti è stato importante ed è stata questa una campagna elettorale anche per me molto istruttiva, perché ho potuto conoscere i miei competitor, dal presidente Chiamparino a Giorgio Bertola a Walter Boero, che è qua e che saluto, che sono state persone non solo per bene, ma su questo non avevamo dubbi, ma persone con le quali è stato anche utile confrontarsi e raccogliere spunti che penso possano essere utili per il governo del Piemonte di domani. Ci sarà infatti bisogno di tutti, di tutte le persone, indipendentemente dai loro ruoli di maggioranza, di opposizione. Ci sarà bisogno del Consiglio. Il Consiglio regionale è la casa della democrazia della nostra regione e quindi non esercita soltanto il potere legislativo, ma rappresenta tutti i cittadini del Piemonte e andrà trattato pertanto con grandissimo rispetto. Infatti sono felice di essere qua nella sede del Consiglio regionale, perché qui è la sede dei cittadini del Piemonte. Da domani ci metteremo al lavoro. Vi confesso che alla gioia si unisce anche un senso di responsabilità, perché in Piemonte i problemi sono tanti, sono gravi. In Piemonte le persone hanno dato sì la loro fiducia, ma noi dobbiamo ricambiarla facendo vedere che davvero abbiamo idee nuove, abbiamo progetti nuovi, abbiamo un metodo di lavoro nuovo. Questa sarà la nostra sfida e quindi io non avrò bisogno anche naturalmente di tutto il mondo dell'informazione, perché è importante avere un rapporto che possa trasmettere ai cittadini quello che si intende fare, quello che vogliamo fare. Cioè dobbiamo, io credo, fare un nuovo patto per il Piemonte di domani, dove ognuno rinnovi il proprio impegno, la propria energia, ma io credo, e sono molto positivo in questo, che davvero il futuro per la nostra regione potrà essere un futuro bello, un futuro radioso e soprattutto che potremo andare a lavorare per risolvere i problemi veri delle persone, i problemi concreti delle persone. Gli ideali sono importanti e vanno difesi, ma poi la vita si misura con i problemi reali di chi non riesce ad arrivare a fine mese, di chi non ha lavoro, di chi ha un lavoro precario e quindi va in banca e non gli danno il mutuo perché ha un contratto che finisce ogni 3 mesi, di chi non si sente sicuro in casa propria. Questi problemi che sono poi i problemi di tutti i giorni, ma che sono quelli su cui la gente oggi vuole delle risposte anche dalla propria regione. Questo sarà il nostro impegno, con tanto spirito di servizio, con tanto impegno, con tanta energia. Grazie. Grazie. Sì, permettetemi in conclusione di ringraziare tutti i consiglieri regionali, i candidati al Consiglio regionale che hanno corso questa sfida importante con me. Questa vittoria è un pezzettino anche loro, di ciascuno di loro. I partiti che hanno sostenuto la mia candidatura, voglio ricordare Paolo Zangrillo che è qua con noi, il nostro coordinatore di Forza Italia, c'è Fabrizio Comba, coordinatore di Fratelli d'Italia, ho sentito prima Riccardo Molinari che stava raggiungendo Torino, segretario nazionale della Lega, e poi i referenti delle due liste civiche, dell'UDC e della lista SITAV, perché tutti hanno dato il loro contributo. Quando si vince è perché ognuno ha fatto la sua parte e io credo che questa volta tutti davvero hanno fatto la loro parte.